Ciao amici, come stai? Spero tu stia molto bene. Oggi voglio condividere la dieta del riso per perdere 10 kg. Spero tu ne tragga il massimo. Se vuoi perdere peso senza rinunciare ai carboidrati, questa è la dieta che fa per te. Ecco come funziona la dieta del riso. La dieta del riso sfrutta le proprietà depurative e disintossicanti del riso. L'ideale per questa dieta è il riso integrale, facilmente digeribile e ricco di fibre. Ma anche le altre tipologie hanno proprietà interessanti, il riso rosso e il riso nero in particolare, un alleato contro il colesterolo e la pressione alta. Il riso peraltro sazia, il che rende più alta la probabilità di non cedere alla tentazione di snack per un attacco di fame o di abbandonare il regime alimentare. Dieta del riso, come funziona? La dieta del riso si articola su due fasi, la prima di 3 giorni per depurare e la seconda di 9 giorni per dimagrire. Nei primi 3 giorni si mangia quasi esclusivamente riso. A colazione è prevista una crema di riso, per farla fate cuocere a lungo il riso e poi frullatelo in modo da ottenere un composto cremoso con della frutta fresca, eventualmente dolcificata con del miele. A pranzo riso integrale lessato, fatelo cuocere a lungo, è più efficace se leggermente scotto, che non al dente, condito un poco olio extravergine di oliva. Concludete poi il pasto con un frutto. A cena una minestra di riso accompagnata da delle verdure cotte. Nei successivi 9 giorni a colazione si consuma un bicchiere di latte di riso, con 3 gallette di riso, su cui avrete spalmato un velo di confettura di frutta senza zuccheri aggiunti. A pranzo sono previsti 80 g di riso integrale bollito oppure della pasta di riso, con una leggera spolverata di formaggio sopra e accompagnati con delle verdure. In alternativa si può sostituire il riso con del pesce o della carne magra, per esempio del pollo senza pelle, cotti alla griglia o al forno, con poco o nulla condimento. A cena ci si può concedere 60 g di risotto con verdure o con funghi oppure del riso lesso con gamberi al vapore, oltre a delle verdure grigliate o in insalata, poco condite e senza sale. Come spuntino a metà mattina e metà pomeriggio si può mangiare un frutto. Questa dieta può far perdere fra i 5 e i 9 kg. Va però seguita per brevi periodi, essendo molto rigida e poco varia. Dopo questa fase bisogna infatti riprendere a mangiare un po' di tutto, sempre con moderazione ed equilibrio. Se la dieta del riso integrale viene eseguita alla lettera, si perdono con la prima settimana tra i 4 e i 6 kg, soprattutto 6 kg da perdere sono tanti. La seconda settimana di dieta del riso si dimagrisce velocemente, arrivando a perdere 5 kg in 9 giorni. Se poi alla dieta dimagrante si abbina anche una corretta attività fisica, il dimagrimento può arrivare a 13 kg in meno di un mese. Ma il risultato più importante osservato da chi ha seguito la dieta del riso è che i benefici del dimagrimento nel 63% dei pazienti che l'hanno seguita non ha ripreso i chili persi nell'anno successivo, mentre il ben 43% ha mantenuto i risultati raggiunti dopo 6 anni dalla dieta. La dieta del riso funziona e fa dimagrire velocemente, ma è poco equilibrata, nel senso che ammette solo alcuni tipi di alimenti, eliminandone altri che comunque sono importanti per la salute. Per questo è bene seguire questa dieta solo per brevi periodi, magari dopo le feste di Natale o poco prima dell'estate e solo dopo aver ottenuto l'approvazione dal proprio medico o dal nutrizionista, eliminando molti alimenti e focalizzandosi principalmente sul riso. Questa dieta va iniziata dopo aver sentito il parere di un medico. Ora ti piacerebbe conoscere e applicare il metodo che mi ha aiutato ad eliminare il grasso addominale in un modo naturale ed efficace? Se la tua risposta è sì, ti invito a cliccare sul link che è nella descrizione di questo video.